deciso di partecipare e di portare la frittata, perché poi si narra che D'Annunzio fosse proprio amante delle frittate. Quindi quando mi hanno detto di partecipare ho immaginato che la frittata potesse essere piatto simbolo e che potesse rappresentare, che potevo portare io qui per rappresentare questo evento. Sicuramente è un evento di grande spessore e l'idea di stare qui e portare un piatto semplice, che poi dietro la semplicità c'è sempre tanta complessità. È un po' anche il valore e il lavoro della mia cucina, una cucina che appare semplice ma dietro c'è tanto studio, tante ricerca. Ma poi l'Abruzzo un po' è questo, noi siamo una terra che ha grandi contenuti, ma cerchiamo sempre di, in maniera semplice, in maniera molto chiara e diretta, di raccontare. Siamo poco narratori, ma più persone di contenuto. E viviamo in un momento anche dove negli ultimi anni i social e tutta la comunicazione è molto immediata e quindi anche la capacità di comunicare, di narrare è molto importante e anche delle prese molto, molto immediate, quindi riuscire a identificare con dei nomi e a dare un valore aggiunto dopo che c'è il contenuto, perché sennò si rischia poi, come spesso accade, che la narrazione è superiore al contenuto. E io, avendo una scuola, pure parlo della cucina, dico sempre ai miei allievi: prima i contenuti e poi impariamo a raccontare. Per oggi la narrazione è molto importante. E anche l'estetica è molto importante. D'Annunzio era un esteta, era una persona che amava la bellezza, si circondava di bellezza. Però oggi il cibo, oltre a essere estetica, deve essere anche etico. Cioè il grande lavoro che si deve fare è di riuscire a creare dei piatti che abbiano all'interno sia estetica che etica. L'estetica è la parte che poi spesso coincidono. Cioè, quando uno si dice un piatto esteticamente è perfetto, vuol dire che anche l'etica. Etica vuol dire sostenibile, etica vuol dire che è un piatto che oggi, anche se sia molto bello, comunque faccia bene. E quindi si va sempre di più a delineare e si deve delineare, soprattutto in Abruzzo, una terra così sana, così piena di prodotti agroalimentari, con un bacino gastronomico enorme. Il cuoco ha questo obiettivo, è quello di riuscire a prendere questi prodotti, renderli belli, ma anche renderli sani, sostenibili e quindi eticamente corretti. Oggi cercare la parola giusta, raccontare i contenuti in maniera giusta e riuscire a trasmettere quello che c'è all'interno di un piatto, all'interno di un cibo, quindi territorio, quindi vuol dire tradizioni, vuol dire skyline, perché immaginiamo che oggi siamo sui trabocchi in questo momento e se io penso a una zuppa di pesce, a un brodetto di pesce, mentre mangio un brodetto di pesce, io penso al trabocco, penso al mare, quindi la bellezza del cibo è quello anche che ti riesce in un attimo, in un morso, a farti immergere in un luogo e in uno skyline di un territorio. L'Abruzzo è pieno di skyline, con i vari prodotti, i vari produttori e le varie tradizioni. E il cuoco ha oggi la grande responsabilità di trasmettere attraverso il cibo la bellezza della nostra regione. Ma io ho lavorato molto con cose sempre molto semplici. Abbiamo preso una cicoria di campo. In questo momento la cicoria è un'erba spontanea che è presente nel mio territorio, Abruzzo di montagna. Abbiamo usato del peperone secco, peperone crusco, quindi peperone essiccato, delle acciughe, quindi per legarmi quindi al mare, alla sapidità, e della menta, del dragoncello, naturalmente delle uova. Quindi è una frittata molto della tradizione, perché se penso a Pescara pure, c'è proprio poche settimane fa ero venuto in cliente e si parlava di uova, ho detto io mi faccio spesso delle uova col peperone secco all'interno, quindi è un gioco di acidità, sapidità, dolcezze e amari, perché la cicoria è amara.